Buonasera a tutti, carissimi, oggi qui presenti alla presentazione del nostro caro amico Luigi. Buonasera. Detto Buonasera. Mr. G. Caffè. Detto Mr. G. De Noantri, ci stava a dire prima, noi siamo le Iene. E poi abbiamo anche un nostro altro. L'avete riconosciuto? L'avete riconosciuto? L'Evergreen. Sempre verde con noi, Michele Puzza. Oh. Ciao, grazie. Il sex symbol, cioè mia nonna si strappava i capelli. Io me la ricordo. Michele Puzza, se parlava, c'è Campino, se parlava solo di lui. Guarda, sì, che oggi l'occhio azzurro di Michele Cucuzza è una cosa rinomata. Però, quando vi capita, però oggi è venuto a farci la vecchia, le chiederete voi, no, a scherzare, a ride, ma a raccontare la storia di sto matto qua. Adesso ragazzaccio qui. Cioè, non vi rendete conto. Ma capito? Quanto era passate? Ma come siete conosciuti? Come voi mettete a fare sto progetto, un libro, Gramigna? Gramigna, da cosa deriva? Piana copia, piana copia, piana copia, piana copia, vai. Pronto. Ha comprata già, già pagata. Ha detto che ce ne regala tre, ha detto. Allora, chi ha contattato chi? Cioè, come è venuto sta joint venture? Ma non ci siamo contattati. È il destino, ci ha fatti incontrare. Un po' di anni fa è nata un'amicizia e da lì è nato questo progetto. Ho capito. Io... Non ho letto il libro, vorrei comprarlo. No, sarà la tipica frase, ma non lo compro. Sto scherzando. Però di che parla? Diciamo a livello l'autore, proprio. Fammi raccontare perché tu non manca la penna in mano. No. È la sua vita, la storia di Luigi Di Cicco, che è figlio di un boss della Camorra napoletana, che però ha deciso invece la strada della legalità, quindi ha voltato le spalle senza neanche mai avere a che fare. E ha scelto di vivere una vita normale come la vostra, in fuga. Ma voi ce l'avete una vita normale? Noi siamo un guaglietto, come si dice a Napoli, siamo un guagliato. Bravo, insegno anche a parlare. È una persona di grandissimo valore. Tu avresti mai detto. Io mi avrei dato un sorto di fiducia. Ragazzi, fate attenzione, mi aspetta tutti e tutti. faremo un libro dopo questo video. Come noi faremo il libro. Aspetta, in fuga? No, ci ha messo in fuga. No. Mamma mia, mamma mia. Allora, che facciamo noi? Li invitiamo innanzitutto tutti lì su sta copertina, proprio questo. Tutti. Ma per fortuna che ci ha messo la foto sua, perché sta foto ci mancava. Solo da piccolo venivo bene le foto. Ma la seconda edizione la facciamo la sua. Ok, allora già seconda edizione noi ci hanno detto e faranno un altro libro scritto in fuga da Civitecchia. Prima ha detto che rimaneva, non se ne andava a Civitecchia. Adesso l'ho conosciuto a voi, adesso scappa. Rimane a posto. Ma poi mo che sto libro venne, che fai i soldi, vedete come via. La nave qui subito mi imbarco. Mister G si alza, fa un grattacielo piano piano e alla fine diventa parliamo serio. Ti dico una cosa, ti faccio vai. Che se sto libro vende parecchie copie, spero aiuterò parecchi ragazzi. Allora mi stai registrando. A me mi deve assumere lì a lavorare, ha detto che mi assume. Io già ha detto aiuterò parecchi ragazzi. Beh, con l'aiuto. Ragazzi, non ho capito bene. In che senso? Ragazzi in generale. Vabbè, c'hai ragione, è generico. Allora, pure qualche ragazzo, ragazzi, a noi ci fa piacere. Il lavoro non ce l'ha. No, noi c'è lavoro, davvero, noi ci abbiamo lavoro, quindi stiamo a diventare Iene per svoltarci qualcosa. Sì, devi mettere l'occhiale. No, aspetta, fatto un'altra domanda. Ti devi mettere l'occhiale. Un'altra domanda seria. Anche perché c'è gli occhi da pesce morto. Ma tu che sei stato in Rai, no? Poi parliamo di Gramigna. Quanta Gramigna hai trovato? No, non ce n'è Gramigna. Non c'è, vabbè. No comment, fra. No comment, a Gramigna. E lui mi ha detto, guarda, da Michele gli chiedo quanta Gramigna c'era. Il Rai. Dice, non c'è. Guarda, Corinti continua a insinuare. È lo scorretto di turno. Che dire. Allora, invitiamo innanzitutto i nostri coetanei a comprare il libro. A prendere la via dove? Da nessuna parte. Non si vende da nessuna parte. Dai nostri carissimi, guarda, si vede pure qua sopra. Giunti! Si vede. Giunti. Quindi. Perché la via della legalità. Giovani, le via della legalità. Giovani. Però questa cosa mi piace, perché si ironizza anche a volte. Certo, bravo, lo spiegavo anche a loro. Parliamo di cose serie facendoci due risate. Quando venite qui da Giunti, occhio alle ragazze che ci lavorano, sono molto maleducate e scorrette. Qualche volta a Napoli a tutti e tre,
E vi lascio lì. Andremo tutti e tre a Napoli, è ufficiale, eh? Allora, ha detto che ci porta a Napoli e ce l'ha pure il posto di lavoro. Una pizza sola, bravo, non vi allargate. Ma io già che ne abbiamo solo una. Meno male che ne abbiamo una. Allora che faccio? Allora, a cacciare la gramigna, A fare i tagliatori di gramigna. Dici tutto, dalla regia ci fanno qualche domanda. Sono sgradevoli, scorrette e maleducate. E vi salutano... Le Charlie Angels. Ma non sono quattro, le Charlie sono tre. Era un'intrusa, apposta. Quindi fate self-service quando comprate il libro. Ma quello che è self-service? Come no? Passata la cassa prima. No, io sapevo che... Ah, si paga. Si paga, io pensavo di no. Allora niente, allora andate a casa. Allora, andiamo a fare l'aperitivo. Un saluto a Michele. Grazie. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao.